Ehi, tu! Sì, dico a te. Potresti venire con me un momento? Voleva vedermi, signore? Sì, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, al tuo servizio. È un piacere, Sir Nicholas. So del libro che hai trovato e delle pagine mancanti. Forse posso aiutarti. Seguimi, per favore, non è lontano. Ehi, come sa del libro? E delle sue pagine mancanti? Le voci corrono in fretta tra i fantasmi. Ti hanno visto con il signor Sallow nel reparto proibito. Come il tuo segreto è al sicuro. Potrei anche sbagliarmi, ma io penso proprio di sapere chi ha quelle pagine. Sarò lieto di portarti da lui, se sarai così gentile da fare una cosuccia per me lungo la strada. Un piccolo favore in cambio delle pagine mancanti, eh? Sì, una sciocchezzuola. Mi chiedevo solo se potessi fare un salto in cucina e procurarmi un po' di roast beef andato a male. Non ho capito. Roast beef? Roast beef andato a male? Esatto, roast beef andato a male. Fluttuandoci attraverso, possiamo quasi sentirne il sapore. Immagino di poterlo fare. Ma perché io? Oh, ma è molto semplice. In qualità di spettro, non posso trasportarlo. Ora, se non ti dispiace, andiamo a prendere quel roast beef. Ti spiegherò tutto a tempo debito. Oh, eccoci qua. Solletica la pera ed entra. Solleticare la pera, ha detto? Sì, quella sul dipinto. Io ti aspetto qui. Vedi di non disturbare gli elfi domestici. Mi sembra già di sentire il dolce aroma di roast beef andato a male. Rebellion. Studente, capino, in cucina? Gli studenti è impossibile. Cosa vorrà? Qui forse ha un languorino. Si sa che i giovani umani hanno appetiti importanti. Ma rende importanti. Più facile il lavoro di Rookie. Mi dispiace. Ho capito. Vattene via. Che profumo inebriante. Mi dispiace molto. Ecco della carne. Ma non è andata male. Continua. Un dolcetto ci voleva proprio. Delizioso. C'è una puzza disgustosa qui. Probabilmente mi sto avvicinando. Revelio! Zuccotto di zucca? Un po' di formaggio grigliato? Sembra tutto delizioso, ma ciò di cui ho bisogno è del roast beef andato a male. Ah! È
stato Nick a mandarti, vero? Serviti pure. Finchi immagina che Nick sia stanco di aspettare tanto per assaporare un lontano ricordo del sapore del cibo. È qui che tu e gli altri elfi domestici evocate il cibo servito nella sala grande? Assolutamente no! Neanche gli elfi domestici possono evocare cibo dal nulla! Il cibo è una delle 5 principali eccezioni alla legge di Gump sulla trasfigurazione degli elementi. Possiamo però moltiplicarlo, trasformarlo e ovviamente prepararlo! Poi lo mandiamo dritto dritto alla sala grande. A te va bene che gli studenti si aggirino per le cucine? Beh, visto che me lo chiedi, gli studenti non dovrebbero frequentare le cucine. Ma Finchi non importa. Niente rallegra Finchi quanto la compagnia degli studenti. Non riceviamo molte visite qui e siamo pieni di leccornie. Torna quando vuoi. Esistono delle restrizioni in quello che puoi produrre qui? Finchi crede di no. Tuttavia, Finchi ha avuto molta fortuna, viste le tante ricette lasciate da Tosca Tasso Rosso. La sua torta di mele cotogne è amatissima da sempre, ma ultimamente è molto popolare il suo merluzzo affumicato. È stato un piacere e grazie per il roast beef. È stato un piacere aiutarti e conoscerti. Porta i saluti di Finchi a Nick. Chi mai lo avrebbe detto che sotto i nostri piedi c'è questo via vai? Ah, eccoti di ritorno. Nessun problema, immagino. No, nessuno. Finchi manda i suoi saluti, in aggiunta a roast beef andato a male. Benissimo, un'elfa gentile quella Finchi. Ora portiamo il roast beef a Sir Patrick di Lenny Podmore e vedrai che presto quelle pagine saranno tue. Non ci capisco niente, Sir Nicholas. Che sta succedendo? Ti chiedo scusa, forse sto correndo troppo. Sir Patrick è a capo della caccia dei Senza Testa, un gruppo di fantasmi decapitati che si riuniscono per varie... attività per Senza Testa. Attività per Senza Testa? Sì, vedrai. Comunque, le pagine che cerchi erano custodite in vita da Richard Cornacchia, anche lui ora membro della caccia. Il mio piano è portare il roast beef andato a male a Sir Patrick, così che mi... che ci lasci partecipare all'incontro e parlare con Cornacchia. Vogliamo andare? Credevo che il roast beef andato a male fosse per lei. In un certo senso è così. Vedi, è da un po' che cerco di entrare anch'io nella caccia. E offrire il roast beef a Sir Patrick potrebbe aiutarmi in tal senso, oltre che aiutare te, ovviamente. Che dovrò fare quando incontreremo i membri della caccia? Lascia parlare me. Possono essere piuttosto spocchiosi, quelli lì. Ma sono certo che ti accoglieranno a braccia aperte, seppur principalmente grazie a quel roast beef andato a male. La caccia dei senza testa è pericolosa. Non farebbe male a una mosca, figurarsi a un adolescente. È solo un gruppo di fantasmi festaioli senza testa. Molto bene. Vorrei conoscere Sir Patrick e vedere di persona la caccia dei senza testa. Ottimo! Non te ne pentirai. La brezza tra i capelli. Così. Stammi dietro, cerchiamo Sir Patrick. Oh,
noi, Nestor! Guarda chi c'è! E ti abbiamo detto, Nick, quasi senza testa! Salve, Amset, lasciaci passare. Abbiamo un piccolo dono per Sir Patrick. Sarà qui per implorare ancora di essere ammesso. Ma la trattano sempre così? Sono solo celie. Quando Sir Patrick mi accetterà nella caccia dei senza testa, sarò dei loro. Questo dono lo persuaderà. Non si scordi perché sono qui. Non temere, tra poco potrai interrogare il giovane Cornacchia. Ovunque egli sia. Cosa non darei per avere dell'idromele o un cosciotto di agnello in questo momento? Così sì che sarebbe una festa perfetta. C'è un'alternativa migliore, Patrick. Ah, Sir Nicholas. È un mortale? Chi vi ha fatto entrare? Ti abbiamo portato un dono. Questo mi insospettisce. Cos'è che vuoi veramente? Immagino la solita richiesta. Si tratta di Richard Cornacchia. Dove si trova? È possibile parlargli? Cornacchia, dici? Beh, ma è qui con noi. Che peccato! Non ha la sua testa. Immagino che ti chiederai cosa si provi, Nick? Sì, che burla. Ma sarà qui in giro da qualche parte. La staranno usando in qualche gioco. Se la troverai, allora ti concedo il permesso di parlarci, giovane mortale. È il minimo che possa fare in cambio di questo dono squisito. Ci sarebbe un altro quesito che vorrei sottoporti, con permesso. Via, via, Sir Nicholas, quante volte lo dovrò ripetere, eh? I requisiti di ammissione sono chiari. Ma, Sir Patrick... Questa non è certo la caccia dei senza testa ad eccezione di un tendine. Per favore, ora seguimi così che ti possa accompagnare fuori. Addio, giovane amico. Spero siano più misericordiosi con te. Buffo, mai avuta la testa sulle spalle come ora. Serata magnifica per giocare. Avanti il prossimo, chi vuole provare il nostro nascondino tra le zucche? Salve di nuovo, ho bisogno d'aiuto. Ah, il giovane amico di Sir Nicholas, ti ha abbandonato? No, devo parlare con Richard Cornacchia. Sir Patrick ha detto che la sua testa potrebbe trovarsi da queste parti. Sì, è verosimile. Coinvolgere i mortali è una cosa poco ortodossa, ma... se vuoi parlargli... Beh, perché no? Potrai parlare con Cornacchia se riuscirai a individuare la sua testa in mezzo a queste zucche. Non una volta sola, ma cinque. Ogni volta che la troverai, il buon vecchio Dumfrey sposterà la testa in un punto diverso. Queste sono le regole, che ne dici? Perché usate la testa di Cornacchia per giocare? Beh, se proprio vuoi saperlo, Cornacchia è l'ultimo arrivato qui. Così ci divertiamo a metterlo alla prova. Possiamo ripassare le regole? Trova la sua testa fra le zucche cinque volte. Usa la tua bacchetta. Non posso aiutarti di più. Come ha fatto a diventare un membro della caccia dei senza testa? Sono stato giustiziato insieme ad altri ribelli. Non ci piaceva come andavano le cose nella nostra contea, così decidemmo di prendere in mano la situazione. Tradimento è una parola grossa, ma è proprio di questo che fummo accusati. Le cose sarebbero andate molto meglio se avessero lasciato comandare me. Se è ciò che serve per parlare con Cornacchia, io ci sto. Meraviglioso! Ovviamente un mortale dotato di una bacchetta possiede un vantaggio su noi spettri. Puoi usarla per spazzar via ciò che vuoi. Ricorda, il gioco termina quando lo avrai trovato per cinque volte. Inizia pure! Usa la magia per trovarlo!
sembra che dovremo trovare un'altra zucca in cui nasconderci, Cornacchia? Stendiamo un velo pietoso, Danfri. Non ne vado certo fiero. Non manca molto, lo troverai. Ah no, di nuovo. Fortuna che non tocca a me pulire questo disastro. Giocare così? Che meraviglia! Chi mai avrebbe creduto che un mortale potesse cavarsela così bene? Lo hai quasi battuto. Complimenti, ma con te! Anch'io ce la farei con una bacchetta e un colpo. Continua a cercare, vedrai che lo trovi. Fortuna che non tocca a me pulire questo disastro. Non manca molto. Cornacchia non può farcela dentro di te. Chi mai avrebbe creduto che un mortale... La fai sembrare più facile di quel che dovrebbe essere! Oh, che bello! Gioca uno studente! Revelio! Fortuna che non tocca a me pulire questo disastro! Ben fatto! Ovviamente la bacchetta ti ha facilitato le cose, ma credo comunque di dovermi congratulare. Non male per un mortale! Ora di pure quello che devi al vecchio Cornacchia! Te lo sei meritato! Ben fatto! Ma che succede? Tu non fai parte della caccia dei senza testa. No, infatti. Sir Nicholas ha detto che potresti sapere dove si trovano certe pagine che sto cercando. Per la barba di Merlino. So bene a quali pagine ti riferisci. Le avevo rubate a Pix. Come dimenticarle? Contenevano una mappa che mi ha portato alla morte. Non ero pronto per ciò che mi attendeva in quella caverna. Quelle pagine saranno ancora lì a marcire con i miei... resti. Non male come ultima avventura, devo ammetterlo. Le pagine sono il motivo per cui hai perso la testa. E io devo trovare il tuo cadavere in una grotta. Sì. Diamine, anche se sono un fantasma non mi abituerò mai alla parola cadavere. Ascolta, ho un'idea. Incontriamoci al limitare della foresta proibita, così potrò mostrarti dove andare a cercare. Che ne dici? Che cosa troverò nella caverna? A parte le mie spoglie mortali? Se non ricordo male, dei tesori, un ponte incantato... Ma che avventura sarebbe se ti rovinassi la sorpresa?
È stato qualcuno nella caverna a tagliarti la testa? Stavo dando un'occhiata in giro quando all'improvviso ho sentito come una brezza fresca e poi, un giramento di testa. Non ricordo altro. Per cui, una volta lì dentro, fa attenzione. Non so a cosa nello specifico, ma mi sembri una persona accorta. Guardati da ogni refolo d'aria. Ho bisogno di quelle pagine, quindi direi che va bene. Grazie. Non preoccuparti. Devo solo ricongiungermi al mio corpo, ma a quello può pensarci Danfrey. Ci vediamo ai margini della foresta.